Tokyo Game Show 2014, mentre sulle pagine virtuali di everyeye.it potrete già leggere le prime impressioni sui giochi della fiera, noi in questo video vi portiamo un attimino fra i padiglioni per farvi vedere gli spazi espositivi dei publisher e i titoli portati all'evento nipponico. Evento che in verità si sta un po' svuotando di anno in anno, il mercato giapponese sembra volersi orientare piuttosto sul gaming mobile rispetto a quello tradizionale per console, anche per console portatili, però qualche cosa di interessante c'è anche in questa edizione. Come potete vedere alle mie spalle, uno dei booth più imponenti di tutta la fiera è quello di PlayStation, che porta le sue esclusive, quindi Bloodborne attesissimo dal pubblico giapponese, ma anche The Order, che potrebbe diciamo far bene se si scuoterà di dosso il fantasma della linearità. Oltre alle proposte delle prime parti, fra cui citiamo anche LittleBigPlanet 3, nello stand di Sony erano presenti moltissimi titoli di terze parti, fra cui Resident Evil Revelation 2 e un bel po' di produzioni indie, di cui magari vi parleremo appunto negli articoli che trovate sul sito. Stand un po' più deludente invece per Sega, nonostante il publisher abbia qualche titolo potenzialmente interessante, come ad esempio Yakuza, la cui pubblicazione europea resta ancora incerta, non ci sono demo giocabili, ma solamente una serie di trailer che vengono proiettati per la gioia del pubblico che assiste alle presentazioni. Purtroppo anche l'edizione 2014 del TGS, quindi per Sega, non è proprio ricchissima di novità. Quindi noi continuiamo a camminare e passiamo oltre. Il nostro giro continua con Konami. Come potete vedere c'è grandissima attenzione per PES 2015, che qua si chiama Winning Eleven, ancora come anche da noi nei vecchi tempi, e poi naturalmente grandissimo spazio per Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, cioè non soltanto il trailer che va a ripetizione, ma anche una bellissima vetrina tutta dedicata al merchandise. Poi ci sono due prodotti che ci piacerebbe tanto sapere cosa sono, ma devono essere chiaramente dedicati solo per il mercato giapponese, perché non c'è neanche la traslitterazione del nome, quindi non abbiamo la minima idea di che cosa si tratta. È la volta, come potete vedere, dello stand Electronic Arts, dove c'è questa curiosa scenetta dedicata chiaramente a Battlefield Hardline, che si ripete praticamente senza sosta. C'è l'allarme che suona, del fumo che esce dalla macchina e un paio di poliziotti che non si capisce esattamente che cosa vogliano fare, più o meno stanno lì e spingono indietro la gente. A parte questo, naturalmente Battlefield, c'è spazio anche per FIFA e Dragon Age Inquisition, che ci ha sorpreso vedere qui, eppure ha ricevuto un'attenzione anche al Tokyo Game Show. Abbastanza massiccia la presenza di Square Enix alla fiera nipponica, anche se le produzioni sono quasi tutte dedicate al mercato portatile o mobile. Eccezione fatta della riedizione in HD di Final Fantasy Type-0, tutto il resto l'abbiamo giocato sostanzialmente su 3DS. Segnaliamo ad esempio l'interessantissimo Final Fantasy Explorers, annunciato qualche tempo fa, ma anche Bravely Second, sequel di quel titolo eccezionale che è stato Bravely Default e che abbiamo trovato in ottima forma anche in questo seguito. Ed eccoci arrivati allo stand di Capcom. Una delle più grandi novità è ovviamente Resident Evil Revelation 2, che è presente anche nei padiglioni di Xbox e PlayStation. Qui invece l'allestimento più scenico è quello, come potete vedere alle mie spalle, dedicato a Monster Hunter 4G, nuovo capitolo dell'hunting game che spopola qui nel paese del Sol Levante e che è sicuramente uno dei titoli maggiormente attesi dai giocatori nipponici. C'è anche Phoenix Wright, ma non ci siamo avvicinati perché i sottotitoli giapponesi in un'avventura testuale non ci permettono di capire nessun dettaglio della trama o della caratterizzazione dei personaggi. Davvero notevole lo stand di Namco Bandai, come potete vedere alle mie spalle. Si tratta probabilmente di uno dei più grandi della fiera. Tra i giochi rappresentati naturalmente non poteva non esserci Formula 1, importantissimo, tra l'altro l'abbiamo provato, trovate l'anteprima proprio in questi giorni sulle nostre pagine, ma grande attenzione anche a Dragon Ball Xenoverse, a Tales of Zestiria, la nuova opera di Hideo Baba, e una serie di altri prodotti. Nel complesso veramente uno degli stand più impressionanti anche per come è stato allestito.
Abbiamo aperto con Sony, chiudiamo con lo stand di Microsoft, che vuole ribadire la sua forza e la sua presenza in Giappone con Xbox One, nonostante un lancio probabilmente un po' sottotono nel paese del sollevante. La lineup è tutta quella che abbiamo già visto a Los Angeles, ritorna quindi, oltre all'eccezionale Sunset Overdrive, anche Ori and the Blind Forest e il più nipponico D4, pensato appunto per sfruttare il sensore Kinect. Ci sono anche, come vedete alle mie spalle, produzioni di terze parti, fra cui immancabile il Call of Duty legato a doppia mandata al marchio Xbox anche qui in Giappone. Non manca Capcom con Resident Evil e una serie di altre produzioni esplicitamente dedicate al mercato nipponico, su cui abbiamo deciso di non soffermarci, anche perché si tratta di stravaganze tipicamente giapponese. E insomma, questa edizione 2014 del Tokyo Game Show, dal punto di vista di noi occidentali, non può dirsi ricchissima. Vi abbiamo fatto vedere i padiglioni dei publisher più importanti, ce ne sono anche tantissimi altri con prodotti microscopici dedicati al mercato mobile che mai e poi mai varcheranno i confini del Giappone. C'è anche Wargaming, Tecmo Koei, qualche altra produzione interessante, ma insomma niente che più o meno non si sia già visto anche nelle altre fiere di settore a Los Angeles o un mese più tardi a Colonia. Si tratta sempre comunque di una fiera che vale la pena vedere, anche perché tutte queste stravaganze che in parte abbiamo deciso di raccontarvi fanno un po' colore e rappresentano l'unicità di un evento che probabilmente noi occidentali non riusciremo mai a capire fino in fondo.